L'Udinese alle 20.45 affronta l'Ascoli per i 32esimi di Coppa Italia. Dacia Arena riaperta parzialmente al pubblico dopo un anno e mezzo. Deulofeu parte dalla panchina. Sono 712 in Friuli Venezia Giulia le persone contagiate dal Covid dopo aver completato il ciclo di vaccinazione. Lo 0,12% degli immunizzati. 44 sono stati ricoverati, 7 in intensiva. Gli investigatori hanno raccolto le testimonianze delle amiche della ragazza che ha denunciato la violenza a Lignano, attesa per l'analisi dei cellulari del gruppo, ancora nessuna misura cautelare. Escursionisti della domenica, ma anche esperti, tante e in aumento le persone che hanno chiesto l'aiuto del soccorso alpino in un'estate in cui la montagna è meta gettonatissima. Il reato ambientale è un reato contro la nostra casa, ci stiamo distruggendo la vita. Così dice Colò, uno dei volti più noti della televisione italiana, alla presentazione del suo romanzo L'Aragosta vive 100 anni. Buonasera a tutti i telespettatori di Udinese TV. Apriamo questa edizione del nostro TG parlando della vaccinazione contro il coronavirus e in particolare delle persone che si sono ammalate di nuovo di Covid-19 nonostante la doppia vaccinazione, nonostante il completamento del ciclo vaccinale. In regione sono solo lo 0,12% di questi 51 hanno dovuto ricorrere alle cure in ospedale. Allora andiamo a sentire il primo servizio di Francesca Santoro che ci fa il quadro dettagliato della situazione. In Friuli Venezia Giulia, delle 607.878 persone che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 2 settimane, solo 712, ovvero lo 0,12%, si è ammalata di Covid e solo 51 di loro, ovvero lo 0,008%, hanno avuto necessità di cure ospedaliere. Di queste ultime, 44 sono state ricoverate in reparti Covid e solo 7, quindi circa una su 100.000, hanno avuto necessità della terapia intensiva. Dati che confermano l'efficacia della vaccinazione sia per evitare il contagio sia per ridurre in caso di malattia i rischi per la salute. Dei 7 ricoverati in terapia intensiva, 6 hanno ricevuto il Pfizer e 1 il Johnson & Johnson. Emerge chiaramente l'adeguatezza di tutti i tipi di vaccino impiegati in Friuli Venezia Giulia, ha commentato dati alla mano il vice governatore Riccardo Riccardi. Il vaccino è quindi l'arma che ci permetterà di vincere la lunga battaglia contro il Covid e nel breve periodo è il solo strumento per riappropriarci degli spazi di libertà che il virus ci ha sottratto. Scendendo nei dettagli, si è ammalato lo 0,15% di coloro che hanno ricevuto il Pfizer, lo 0,04% di chi ha ricevuto l'AstraZeneca, lo 0,03% nel caso di Moderna e lo 0,09% in quello del Johnson & Johnson. Intanto oggi in regione ci sono stati 109 nuovi contagi su un totale di 5.952 tamponi e un decesso. Il tasso di positività è pari all'1,83%. Per quanto riguarda le persone ricoverate in ospedale, 5 in terapia intensiva, 24 negli altri reparti degli ospedali regionali, 3 in meno. Ci sono 878 persone in isolamento, 16 in più rispetto alla giornata di ieri. In tutta Italia oggi 7.409 nuovi casi e 45 vittime. Il tasso di positività sostanzialmente stabile rispetto a ieri, 3,2%, circa 225.500 i tamponi effettuati. In aumento il numero delle persone ricoverate in ospedale, ci sono 369 pazienti in terapia intensiva, 17 in più, 3.033 i malati Covid nelle aree non critiche, 58 in più rispetto alla giornata di ieri. E dal monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità sull'andamento dell'epidemia di coronavirus emerge che cresce di poco anche questa settimana l'incidenza dei casi di Covid, che si fissa a 73 e l'RT tende a scendere, siamo a 1,27, ma c'è un'ampia circolazione di varianti altamente trasmissibili e, dato anche il periodo estivo che comporta tante aggregazioni, ebbene mantenere dei comportamenti prudenti e correre a vaccinarsi, ha detto il responsabile, il direttore della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza. Sentiamo.
Cresce ancora, anche se di poco questa settimana, l'incidenza di casi di Covid-19 nel nostro paese che si fissa intorno a 73 casi per 100.000 abitanti. L'RT, al contrario, tende a scendere, è ora di 1,27 e si colloca però ancora al di sopra dell'unità. Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva siamo intorno al 5,2% e 3,4% rispettivamente, quindi ben al di sotto ancora della soglia critica a livello nazionale. Dato che però c'è un'ampia circolazione di varianti maggiormente trasmissibili, come appunto la variante Delta, e dato anche il periodo estivo che comporta molta aggregazione, è bene continuare a mantenere dei comportamenti prudenti anche in vista del prossimo settembre e cercare di correre a vaccinarsi. E intanto il Ministero della Salute ha emanato la circolare che prevede la riduzione da 10 a 7 dei giorni di quarantena dei vaccinati che abbiano avuto contatti con un positivo. Possono rientrare in comunità, si legge nella circolare, dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico. E a proposito di tamponi, a Lignano il punto tamponi di via Tarvisio sarà operativo anche nel fine settimana di Ferragosto, quindi domani e domenica, lo fa sapere in una nota Confcommercio Lignano. Si tratta di un'iniziativa coordinata con il Comune, possibile grazie a Friuli Coram, si legge nella nota di Confcommercio, che ha consentito con il lavoro dei suoi operatori a tanti alberghi della città balneare di rispondere alle crescenti richieste di test da parte dei clienti, in particolar modo tedeschi, privi di Green Pass, che hanno la necessità di un certificato di negatività per rientrare nel proprio paese. Rimaniamo a Lignano, ma passiamo alla cronaca. Proseguono le indagini sullo stupro e gli abusi denunciati nei giorni scorsi da una diciottenne friulana a Lignano. La squadra mobile ha raccolto le testimonianze delle amiche della ragazza nell'attesa di esaminare gli smartphone dei cinque giovani indagati. Nei prossimi giorni sarà inoltre prelevato anche il loro DNA. Sentiamo. Anche alcune amiche della diciottenne che ha denunciato di essere stata vittima di abusi e stupro da parte di cinque ragazze Lignano sono state sentite dalla squadra mobile di Udine. Le giovani hanno confermato sia la circostanza dell'incontro casuale con uno di loro, sia la decisione autonoma della giovane di seguirlo nell'appartamento. L'indagine, sottolineano gli investigatori, sta proseguendo nello scrupoloso rispetto degli specifici e rigidi protocolli. Nei prossimi giorni gli inquirenti procederanno al prelievo del DNA dei cinque, due dei quali sono già tornati a casa in regioni del nord Italia. Non sono invece stati ancora analizzati gli smartphone degli indagati, in quanto si dovrà prima realizzare una copia forense, così da cristallizzare la situazione e dare valore di prova legale rispetto a quanto sarà eventualmente trovato nelle chat e negli archivi di foto e video. Neanche la ricostruzione di quanto accaduto nell'abitazione martedì pomeriggio è stato ancora verbalizzato e raccolto. Saranno la procura di Udine e quella minorile di Trieste, visto che uno dei giovani coinvolti è un 17enne, a valutare quando verbalizzare le parole degli indagati, ovviamente alla presenza dei legali. La stessa procedura è prevista per l'applicazione di possibili misure cautelari. Anche il papà della 18enne si è sfogato sull'accaduto, raccontando di aver sfondato la porta dell'appartamento a spallate per vedere in faccia i cinque, che nel frattempo si erano chiusi a chiave in bagno. In base alla sua versione, i ragazzi chiedevano aiuto, ma non c'è stato scontro fisico, in quanto i condomini hanno cercato di calmare l'uomo proprio nel momento dell'arrivo di una pattuglia della squadra volante. È mancata all'età di 51 anni Claudia Grimas, cantante e attrice friulana, soprano, docente di canto al liceo musicale Percotto di Udine, è stata vinta da un male contro il quale stava combattendo da tempo. La sua voce è stata lo strumento di una passione solida e profonda, ispirata dai valori artistici e dall'amore per la sua terra, ma anche dall'impegno civile a favore della giustizia e del rispetto dei diritti umani. La notizia della sua scomparsa si è diffusa ieri sera attraverso i social, accompagnata
segnata dal cordoglio di allievi, colleghi, amici che hanno avuto modo di apprezzarne le doti artistiche e umane. Ed è morto anche Gino Strada, il fondatore di Emergency, aveva 73 anni, ne dà notizia anche la sezione del Friuli Venezia Giulia dell'associazione. Il nostro amato Gino è morto questa mattina, leggiamo sulla pagina Facebook, è stato fondatore, chirurgo, direttore esecutivo, l'anima di Emergency. I funerali di Gino Strada non sono ancora stati fissati, il chirurgo infatti è morto in Normandia dove si trovava con la moglie e bisognerà aspettare il rimpatrio della salma. Strada ha lavorato fino a ieri alla crisi Afghanistan, cui ha dedicato un approfondimento pubblicato proprio oggi sulla stampa. Gli altri fatti di cronaca della giornata di oggi adesso nelle flash news curate da Francesca Santoro. Viaggiavano su due vetture, una attaccata all'altra, fatto che ha sospettito la pattuglia della polizia di frontiera impegnata a Muggia nel contrasto all'immigrazione illegale. A bordo della prima auto, che quindi faceva da staffetta, si trovavano un italiano e due bosniaci, alla guida dell'altra un terzo bosniaco che trasportava 10 migranti stipati, di cui 4 nel bagagliaio. Sono stati così arrestati in flagranza di reato 4 passer, tutti già noti alle forze dell'ordine. 8 dei clandestini provengono dal Pakistan e 2 dal Bangladesh. 8 di loro, di età compresa tra i 21 e i 40 anni, hanno manifestato l'intenzione di chiedere la protezione internazionale. 2 minori sono stati alloggiati in un'idonea struttura cittadina. È stato iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio stradale il 41enne di Varmo, che guidava il mezzo pesante che ad Amaro sulla regionale 52 si è scontrato frontalmente con l'auto condotta da Piero Castracane, 61enne di Firenze, morto insieme alla figlia Nicole, di soli 10 anni. Nell'incidente sono rimasti feriti anche altri 2 figli e un nipote del conducente della vettura. La procura di Udine vuole vederci chiaro, tanto che ha ordinato l'autopsia sulla salma dell'automobilista per appurare le cause del decesso e ha disposto una perizia cinematica per stabilire la dinamica del sinistro. A Porto Nogaro è stata detenuta una nave battente bandiera Vanuatu per le gravi irregolarità alle principali convenzioni internazionali che regolano il trasporto marittimo. Sul general cargo, di circa 5.000 tonnellate di stazza lorda, gli ispettori della Capitaneria di Porto di Monfalcone hanno rilevato 14 deficienze, di cui 5 particolarmente gravi, riguardanti la sicurezza della navigazione, l'antinquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo. Particolarmente significative sono risultate le mancanze relative agli apprestamenti antincendio. 4 escursionisti dispersi da ieri sera in Varresia, 2 uomini e 2 donne tra i 50 e 70 anni, 2 di Gemona, 1 di Brescia e 1 di Varese, sono stati recuperati stamattina dall'elicottero della Protezione Civile. Il gruppo, partito da Casera Cot per una passeggiata semplice, ha preso la traccia che conduce su Rio Ronc attraverso salti di roccia fino a essere sorpresi dal buio, una zona impervia senza copertura telefonica, ma i 4 sono riusciti a effettuare una chiamata d'emergenza al NUE. 8 soccorritori della sezione di Moggio Udinese della Guardia di Finanza li hanno così individuati verso le 23.30 di ieri sera in fondo al rio, grazie alle luci dei cellulari. Una probabile frattura alla caviglia è la conseguenza di una caduta lungo la pista che scende dal Monte Lussari verso Valbruna, proprio all'altezza della Cappelletta del Bivio con la pista da sci per una donna del Tolmezzino. Tra le 13 e le 14.30 i soccorritori della stazione di Cave del Predil hanno raggiunto la donna, che era in compagnia di altri 3 escursionisti, con l'aiuto degli impianti e con il fuoristrada. Le hanno immobilizzato l'arto e l'hanno imbarellata per portarla a braccia nuovamente agli impianti e poi consegnarla all'ambulanza che la attendeva a valle. E sono ormai quotidiani gli interventi in queste settimane in montagna da parte del soccorso alpino. Abbiamo fatto il punto con uno dei responsabili del soccorso alpino del Friuli Venezia Giulia. Sentiamo l'intervista raccolta da Matteo Macuglia.
Beh, diciamo che questi giorni di agosto sono sempre, come ogni anno, particolarmente intensi per quanto riguarda il turismo della montagna e quindi di conseguenza più persone ci sono in montagna è più facile che si sviluppino delle problematiche relative agli incidenti in montagna. Quest'anno come sempre, ma forse anche più di sempre, visto il fatto della pandemia che ci ha interessato in questi anni, c'è uno sviluppo ancora superiore per quanto riguarda l'escursionismo, ma anche altre attività di montagna e quindi di conseguenza abbiamo un buon aumento, un notevole aumento di incidenti. Poi quest'anno abbiamo avuto parecchi interventi anche per quanto riguarda l'alpinismo, quindi anche persone preparate, anche professionisti. Quindi si può dire che il soccorso alpino è interessato da eventi di incidenti di tutta la gamma delle persone, non solamente degli sprovveduti, ma anche delle persone che hanno delle certe preparazioni, perché l'errore è umano e quindi non è neanche da dire che accada solamente alle persone preparate. Ecco. Sicuramente bisogna partire dal presupposto che bisogna calibrare l'uscita in base alle proprie capacità. Quindi le proprie capacità uno più o meno le sa, chiaramente più volte si va e quindi si allena, no? Bisogna allenarsi per andare in montagna sia fisicamente ma anche mentalmente. E quindi in base alla propria preparazione bisogna calibrare la gita da fare, sicuramente tenendo magari il livello un pochettino più basso, perché appunto se noi anche arrampichiamo in palestra abbiamo un livello, in montagna dobbiamo tenere un livello parecchio più basso perché i margini sono nettamente diversi rispetto a quello della palestra. Rimaniamo in montagna, zona Lago di Cavazzo. È il decimo anniversario per il Ferragosto in sicurezza promosso dalla Lifeguard Academy proprio al Lago di Cavazzo. Parliamo di sei volontari che con mezzi e risorse proprie hanno organizzato un servizio di salvataggio sul Lago dei Tre Comuni e il torrente Palar per aiutare chi si fa male o si trova in difficoltà una volta in acqua. Sentiamo. È il decimo anno della nostra associazione, ma anche il decimo anno che proponiamo il progetto di sorveglianza balneare volontaria che si chiama Ferragosto in sicurezza. Si chiama così perché prende piede durante la settimana di Ferragosto, da domenica a domenica, includendo il giorno del 15 agosto, e due squadre di volontari, tutti assistenti bagnanti addestrati all'uso del defibrillatore e somministrazione d'ossigeno, pattugliano la sponda ovest del lago dei Tre Comuni, che è questa di fronte al camping omonimo dei Tre Comuni, e le due briglie del torrente Palare. In totale siamo 6-7 volontari al giorno. Allora, il progetto è nato nel 2011 in risposta un po' all'esigenza che c'era di dare un'azione concreta alla mancanza di sorveglianza a seguito anche degli incidenti purtroppo fatali che c'erano stati in quell'anno in altri torrenti nel lago di Cornino. Abbiamo ritenuto che fosse meglio, anziché dare dei consigli che poi vanno magari dimenticati, dare un'azione concreta, quindi essere presente sul territorio. Siamo dei volontari, nessuno ci paga, utilizziamo i nostri mezzi, le nostre risorse, quindi è quello che possiamo fare, non è tantissimo, però comunque nella settimana di Ferragosto abbiamo dato un buon contributo e continuiamo a darlo. Lago ha sempre avuto degli interventi minori, qualche piccola frattura, abrasioni, eccetera, incidenti perlomeno non gravi. Sul torrente Palari, invece, essendoci dei tuffi anche da altezza abbastanza importante, come 9, 3 metri, 6 metri, eccetera, abbiamo avuto ogni anno degli interventi seri, per seri intendo dire traumi alla colonna, traumi agli arti, vertebre fratturate, quindi anche l'intervento dell'elisoccorso. E adesso torniamo a Lignano, dove ieri sera Licia Colò ha presentato il suo ultimo romanzo, L'Aragosta vive 100 anni, una storia lieve e intensa che entra nel cuore, lo tiene in sospeso, un romanzo al femminile sorprendente e sincero sui cambiamenti e sulle possibilità che la vita ci offre. È stata l'occasione anche per parlare della situazione che sta vivendo il nostro paese alle prese con devastanti incendi che stanno distruggendo ettari e ettari di bosco, soprattutto al sud Italia. Allora andiamo a sentire proprio le parole di Licia Colò e il suo appello a difesa del nostro paese, della nostra casa. Sentiamo. Vediamo se riusciamo a vedere il servizio ancora un attimo. Ed è pronto.
Allora, tra poco ve lo proporremo. Adesso, a proposito di incendi, ricordiamo che anche dalla nostra regione ci sono tanti volontari della Protezione Civile, tanti vigili del fuoco impegnati proprio nel sud Italia per cercare di dare un contributo, una mano importante a spegnere gli incendi. Questa mattina abbiamo raggiunto via Skype uno dei nostri vigili del fuoco. Allora andiamo a sentire quello che ci ha raccontato. Qui siamo in zona operativa, diciamo che è un periodo molto caldo sia dal punto di vista climatico ma anche dal punto di vista degli incendi. Come ha detto prima lei, le Madonie purtroppo sono state colpite gravemente. Si tratta di una foresta molto antica, una foresta di pregio, e quindi i danni, diciamo, al patrimonio sono veramente ingenti. Diversi paesi qua in Sicilia sono stati in pericolo in questo periodo, ma con il nostro intervento tempestivo, anche dei volontari, anche della forestale regionale, insomma, siamo riusciti a far fronte a questa emergenza. Ecco, al momento qual è la situazione? Mi sembra che siate riusciti ad arginare i roghi, ce n'erano moltissimi nelle province di Enna e Caltanissetta in particolare. Sì, siamo riusciti ad arginare, anche qui a Palermo questa situazione è sotto controllo, piano piano riusciamo a ridurre un po' questi incendi, anche per il fatto che la temperatura si è abbassata insomma, a un livello, diciamo, sopportabile. Adesso non ci sono più quelle medie di 40-43 gradi di giorni scorsi, siamo sui 30-35 gradi, quindi quelle 7-8 gradi in meno fanno differenza quando si tratta di incendi boschivi, perché sapete benissimo che un incendio è anche il calore che trasmette poi alle piante, alla vegetazione, che già è secca dal punto di vista anche del fatto che sono 3 mesi che non piove, e questo aggrava appunto la situazione degli incendi. Adesso andiamo a sentire proprio le parole di Licia Colò, ospite ieri sera alla Pala Pineta degli incontri con l'autore e con il vino. Quello che sta succedendo in questo momento in Italia, ma al pianeta, è da terrore. Vedere che sta bruciando il nostro paese, già è sbagliato dire che sta bruciando, non sta bruciando il nostro paese, che stiamo bruciando il nostro paese. E io non riesco neanche con la più criminale delle fantasie a capire come sia possibile fare un'azione del genere che poi fa pagare tutti, fa soffrire tutti. Quindi io credo che in questo momento particolare il reato ambientale dovrebbe essere messo ai primi posti nella classifica, perché non è un reato contro qualcosa che non ci riguarda, è un reato contro la nostra casa. E quindi mi fa molta tristezza vedere che in un momento in cui si parla di cambiamenti climatici, di iniziative green, di trasformazioni, noi ci stiamo distruggendo la vita. Ci fermiamo qui per questa sera, grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata su Udinese TV.